tuo popolo, o bella Signora, che è pien di giubilo, oggi ti onora, che è pien di giubilo, oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Il pietosissimo tuo dolce cuore, egli è rifugio al peccatore, egli è rifugio al peccatore. Tesori e grazie racchiude in sé, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Del vasto oceano propizia stella, ti vedo splendere sempre più bella, ti vedo splendere sempre più bella. Al porto guidami per tua mercè, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Insieme. Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio, vergine sempre Maria, porta felice
del cielo. L'ave del messo celeste reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo la colga benigno, lui che si è fatto tuo figlio. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore, donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Lode all'Altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, salga lo Spirito Santo, l'inno di fede e di amore. Inimicizia fra te e la donna, fra la tua e la sua discendenza. Orrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua e la sua discendenza. Servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero. Per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua e la sua discendenza. Il Signore mi ha rivestita di salvezza, ma avvolta in un manto di giustizia. Insieme. Il Signore mi ha rivestita di salvezza, ma avvolta in un manto di giustizia. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio. Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mi ha
rivestita di salvezza, ma avvolta in un manto di giustizia. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. Allode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Quelli che Dio da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati.
quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Eccoci, fratelli e sorelle, ancora una volta in questa Basilica di San Francesco d'Assisi, seguendo l'esempio del nostro serafico padre San Francesco, che circondava di un amore indicibile la madre di Gesù. E noi siamo qui, allora come oggi, per esaltare le meraviglie che il Signore ha voluto compiere in lei. Ancora una volta, dunque, siamo chiamati in questa solennità dell'Immacolata a lasciarci rapire dalla bellezza. Contemplare significa proprio questo: lasciarsi catturare lo sguardo e rivolgerlo a colei che è bellezza. Lasciarsi rapire dalla bellezza significa pure non impedire che lo sguardo della fede possa vedere quello che ad altri che non la possiedono non riescono a scoprire. La bellezza a cui faccio riferimento certamente non è la bellezza seducente, che distrae a volte dalla vera meta a cui tende il nostro cuore inquieto. Invece è la bellezza tanto antica e tanto nuova di cui ci parla Sant'Agostino dopo la sua conversione, cioè della bellezza di Dio. È la bellezza a cui fa riferimento San Francesco nelle lodi di Dio Altissimo, quando invoca l'Eterno dicendo: tu sei bellezza. È la bellezza di cui Papa Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti ha affermato: nel rilevare che quanto aveva creato era cosa buona, Dio vide anche che era cosa bella. La bellezza è in un certo senso, scrive il Papa, l'espressione visibile del bene. Ed è proprio facendo riferimento a questa lettera agli artisti da cui prendo spunto per questa iniziale mia meditazione sull'Immacolata. Ho pensato proprio ad un artista, alle sue opere. Di solito quando si partecipa a una mostra, le domande che si rivolgono all'artista sono: tra queste sue opere, in quale maggiormente è riuscito ad esprimere la sua essenza? In altre parole, che cosa meglio lo rappresenta, lo rende riconoscibile? Qual è l'opera che ci permette di entrare nel suo mondo interiore? Ecco, io ho pensato che se per assurdo potessimo rivolgere a Dio quale delle cose create più ha manifestato il suo essere, la sua natura, la risposta non potrebbe che essere Maria. Maria è il capolavoro della redenzione operata da Cristo. La Chiesa afferma su Maria di Nazareth, la madre di Gesù, quattro parole in lingua greca: Theotokos, che caritomene, sei partenos, koimesis, che significa madre di Dio, privilegiata, preservata, intatta, sempre vergine, dormiente, esperienza della morte, come di chi si addormenta e viene assunta in cielo, in anima e corpo. Perché fare riferimento al greco? Perché è stata la lingua del Nuovo Testamento. Era la lingua con cui la Chiesa antica, ancor prima del latino, esprimeva la propria fede. Questo rifarsi all'antichità è importante perché il contenuto della fede, della nostra fede, non si può inventare. Bisogna partire sempre per riflettere sulla fede, in che cosa hanno creduto coloro che l'hanno ricevuta in passato e quali espressioni hanno scelto per comunicarla. Ciascuno di queste parole ci conduce ad una definizione. Non tanto per sapere di Maria di Nazareth presa in se stesso, ma chi è Maria di Nazareth rispetto a Cristo, rispetto di conseguenza a noi, cioè a tutti gli esseri umani. Ognuna di queste parole esprime ad ogni credente che cosa Dio ha compiuto in Maria. Noi non prendiamo tutte in quattro in sé le parole, ma ne prendiamo la seconda, che è caritomene questa sera, che significa privilegiata, o come l'ha tradotto San Girolamo, grazia plena, cioè
colmata da Dio di grazia. È il modo con cui viene chiamata dall'angelo Gabriele al momento dell'Annunciazione. Che cosa vuol dire che caritomene? Ci attesta che Maria ha vissuto ogni istante della sua vita nella grazia che unisce a Dio. Equivale a dire in maniera molto più semplice che fin dal suo primo istante della sua vita è stata preservata, liberata dal peccato originale, in previsione della redenzione operata da Cristo e soprattutto perché lei sarebbe divenuta la madre di Dio. Allora, usando un'analogia per comprendere questo che noi chiamiamo il mistero, utilizzata da un autore contemporaneo in proposito, sembrerebbe quasi, come dire, troppo semplice nell'applicazione, ma dà l'idea di che cosa voglio dire. Possiamo dire che è stata fabbricata come una lampadina già accesa. Non aveva bisogno di nessun collegamento e di nessun avvitamento alla fonte di energia. Era già avvitata, era già collegata. Cosicché la madre del Signore, essendo stata redenta fin dal concepimento, dalla macchia del peccato originale, si è sempre fidata di Dio, abbandonata nelle mani di Dio. Maria non ha mai dubitato della fedeltà di Dio alle sue promesse. Pertanto in lei non c'è stata la necessità di annientare l'uomo vecchio come per noi, come ci parla San Paolo Apostolo. Ma lei aveva soltanto bisogno di accrescere la grazia che già possedeva. A lei più di ogni altro si addicono le parole dell'Apostolo Paolo: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Noi in teologia diciamo è stata cristificata, cioè è quella che più ha somigliato al Figlio. Tutto questo non significa che Maria sia vissuta al riparo della fatica, della sofferenza, seppur esente dal peccato originale. La sua fiducia in Dio si è dovuta approfondire volta per volta nel seguire le vicende di questo Figlio. La fatica del cuore di Maria è solo in parte uguale alla nostra. Noi abbiamo bisogno di morire a noi stessi per abbandonarci a Dio. Lei, al contrario, è dovuta crescere nella grazia che già possedeva. Un cammino, quello di Maria, impegnativo per essere compreso, proprio ad iniziare dalla parola utilizzata nell'angelo nel salutarla, piena di grazia. Maria conosce la scrittura del suo popolo, ma quella parola non è mai risuonata prima d'ora nella sinagoga e nella storia di Israele con Dio. Si tratta di una parola inaudita, unica, assente dai libri sacri. Per questo Maria è turbata e ne cerca il senso nella memoria e nella fede. Sicuramente però quella parola avrà avuto eco dentro di sé, perché lei è stata adombrata dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è sceso su di lei, le avrà fatto intuire che le rivelava un amore donato, un amore che si era chinato su di lei, che lei era amata teneramente, gratuitamente, per sempre. L'amore per sempre. L'angelo le rivelava la fedeltà di Dio. Dinanzi a tanta amorevole attenzione, Maria non ha potuto se non dire eccomi, e non ha avuto neanche bisogno di tempi lunghissimi per discernere, per rispondere a questa domanda. E se a ben pensarci nessun eletto nell'Antico Testamento, nessun profeta ha risposto a Dio così prontamente come Maria, come ciò sia stato possibile è una cosa che ci interroga, ma una prontezza tale non può che essere frutto di una grazia particolare. Attraverso l'inizio di questa meravigliosa esistenza di fede nella Vergine, il Signore ci vuole fare comprendere che ci sono, nel cercare l'intimità con Lui, dei passaggi obbligati. Maria ci rivela questi passaggi che sono necessari per tutti noi per vivere questa intimità con Dio. Ecco dunque la cosa più importante da tenere presente in questo cammino di fede. Per incontrare veramente il Signore bisogna che Lui faccia a noi a piene mani dono della sua grazia. Quella grazia che è già stata data nel battesimo, capace di rigenerarci, renderci immacolati ogni volta che riceviamo il perdono nel sacramento della riconciliazione. All'inizio di ogni vita cristiana c'è la grazia, come per Maria, non le mie virtù.
Questo ci vuole fare ricordare il dogma dell'Immacolata. Tutto ciò significa che è necessario presentare a Dio le nostre suppliche incessantemente, una preghiera incessante, la costanza nel chiedere grazia, non le grazie, o meglio non solo le grazie. Non solo purifica la nostra coscienza chiedere insistentemente questa grazia, ma mette anche a prova l'autenticità del nostro desiderio di cambiamento. Chi può comprendere e chi ha compreso che cosa è accaduto a questa giovane ragazza quando l'angelo la salutò piena di grazia? Il Vangelo ce lo ricorda e l'immaginazione ci offre la possibilità di come questa giovane donna di nome Maria lo abbia rivelato. E riporto adesso un brano, una parte di un brano scritto da Don Tonino Bello, l'indimenticabile vescovo pugliese, scrittore e poeta. Un'immaginazione che io definisco supportata dalla fede. Che cosa racconta Don Tonino? Racconta il momento in cui Giuseppe, come tutti i giovani del suo tempo, come i giovani di sempre, hanno cantato a Maria il suo amore, ha cantato a Maria il suo amore, era la sua promessa sposa. Erano già stati uniti da un vincolo giuridico e si è presentata a Maria. E aggiunge Don Tonino, sicuramente avrà utilizzato le parole del Cantico delle Creature, le pagine più belle che si possa scrivere dell'amore. E la tua amica, la tua bella, la tua colomba si è alzata davvero, cioè Maria ha ascoltato questo canto d'amore da parte di Giuseppe, è venuta sulla strada facendoti trasalire. Ti ha preso la mano nella sua e mentre il cuore ti scoppiava nel petto, ti ha confidato lì, sotto le stelle, un grande segreto. Solo tu, il sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di che cosa? Di Dio, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nei secoli e ora nascosto nel suo grembo, di un progetto più grande dell'universo e più alto del firmamento che vi sovrastava. Poi ti ha chiesto, Maria, ha chiesto a Giuseppe, di uscire dalla sua vita, di dirle addio e di dimenticarla per sempre, perché sapeva che era difficile credere quello che gli aveva rivelato. Fu allora, scrive Don Tonino, che la stringesti per la prima volta al cuore e le dicesti tremando, per te rinuncio volentieri ai miei piani. Voglio condividere i tuoi, Maria, purché mi faccia stare con te. Questo è amore. Lei ti rispose di sì e tu le sfiorasti il grembo con una carezza. Era la tua prima benedizione sulla Chiesa nascente. E io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di Maria di quanto ne abbia avuto lei a condividere il progetto del Signore. Lei ha puntato tutto sull'onnipotenza del Creatore. Tu hai scommesso tutto sulla fragilità di una creatura. Lei ha avuto più fede, ma tu hai avuto più speranza. La carità ha fatto il resto in te e in lei. Concludo. Ecco cosa accade quando si crede in lei, o meglio, a quanto il Signore ha voluto operare in lei, quando si vuole seguire Gesù alla maniera di Maria. Oggi siamo qua a ricordare tutto questo e a ricordare soprattutto a questa madre, resa tale ai piedi della croce del Figlio, di aiutarci in questo momento così difficile per l'umanità intera. Perché chieda all'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, come si rivolgeva a Dio San Francesco, di accrescere la nostra fede e unitamente alla speranza ci consenta di andare incontro gli uni agli altri nella carità.
Ti esalto, Signore, tu m'hai liberata. Insieme. Ti esalto, Signore, tu mi hai liberata. Non hai lasciato esultare il nemico. Tu mi hai liberata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti esalto, Signore, tu mi hai liberata. Tutti i secoli mi diranno beata, l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose. Alleluia, alleluia. Tutti i secoli mi diranno beata, l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose. Alleluia, alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tutti i secoli mi diranno beata, l'Onnipotente ha fatto in me
Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Diciamo con fiducia: Maria, piena di grazia, interceda per noi. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla Santa Vergine Maria di condividere nell'anima e nel corpo la gloria del Cristo risorto, guidaci alla gloria immortale. Preghiamo. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori. Dona a tutti pace e salvezza. Preghiamo. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito. Preghiamo. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Fa che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola. Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. Preghiamo. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu, che hai incoronato Maria Regina del Cielo, fa che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'Assemblea dei Santi. Preghiamo. Maria, piena di grazia, interceda per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso i frati, insieme alle autorità civili e militari e a quelle religiose, nella persona dell'Arcivescovo di Palermo e del nostro ministro provinciale, si recheranno in processione verso la Cappella Custodia dell'Immacolata, dove avverrà l'affidamento da parte del sindaco della città di Palermo a Maria e la tradizionale offerta degli scudi d'argento. Noi accompagniamo questo momento con il canto. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra. E fra gli astri che il cielo rinserra,
non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore del giglio, le tue gote baciate dal figlio son due rose, le labbra son fior. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Correva l'anno 1624, quando a Palermo scoppiò la peste, che cominciò a mietere migliaia di vittime. Allora il Senato palermitano cercò di porre rimedio al morbo mortale con ogni mezzo, adottando anche strumenti di natura spirituale. Infatti il Senato fece ricorso all'intercessione dell'Immacolata e di Santa Rosalia, celebrando solennemente e in perpetuo la festa delle due icone religiose. L'atto di fede compiuto dal Senato indusse l'allora cardinale Giannettino Doria ad emettere il voto di credere e di difendere fino all'ultimo spirito di vita l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e di digiunare alla vigilia della festa. Per questo motivo fu deciso di portare in processione il simulacro dell'Immacolata che dalla Basilica di San Francesco d'Assisi veniva recato alla Chiesa Cattedrale e ivi nella stessa giornata vi faceva ritorno. Una volta che la peste fu debellata, il Senato palermitano non dimenticò tutti gli impegni assunti ed ancora oggi, ogni anno, come questa sera, le autorità civili rinnovano il giuramento pronunciato dal Cardinale. Da allora le suddette autorità intervengono alle solenni funzioni, erogando a favore del convento di San Francesco d'Assisi una somma di denaro a ricordo delle 111 versate nel 1624 per la celebrazione della festa e per le necessità del culto dell'Immacolata. Per questo, durante la celebrazione di questi vespri solenni, vigilia dell'Immacolata, all'interno della Basilica di San Francesco d'Assisi si rinnova la cerimonia dell'offerta degli scudi d'argento che il sindaco, a nome di tutta la cittadinanza,
dona per il culto mariano. Adesso, come allora, il sindaco, inginocchiato ai piedi dell'Immacolata, reciterà la formula del giuramento alla Vergine, rinnovando così il voto che in illo tempore il Senato palermitano pronunciò quale voto detto voto sanguinario, giurando così di fare proprio l'impegno di difendere l'Immacolato Concepimento di Maria fino allo spargimento del sangue. Per tale motivo, questa sera, a questa solenne funzione sono presenti, oltre al sindaco, anche altre illustre presenze civili e militari, rappresentative della cittadinanza palermitana. Tutto ciò avviene alla presenza del nostro arcivescovo, Monsignor Corrado Lorefice, quale tutore dell'istituito capitolo del Duomo, pronunciato in quel lontano 8 dicembre 1698. Supplica alla Santissima Vergine Immacolata. Serenissima Regina del Cielo e della Terra, inclita genitrice dell'adorato Verbo fatto uomo, io, Leo Luca Orlando, indegno vostro servo, prostrato davanti al trono della Maestà vostra, mi rallego di tutto cuore e con esso mi congratulo della corona di gloria, onde voi foste da Dio decorata, con l'essere stata preservata sin dal giorno istante del vostro concepimento della colpa di origine comune alla stirpe di Adamo. Questo privilegio singolarissimo, che io per lo innanzi ho sempre in voi riconosciuto e giurato di pur mantenerlo e fino allo spargimento del mio sangue difenderlo, oggi io credo, lo tengo, lo professo con il cuore e con le labbra, quale dogma un concusso di fede cattolica, essendo stato con estrema gioia di tutto l'orbe cattolico solennemente definito dal supremo pastore della Chiesa, vicaria del vostro divin figliolo Gesù Cristo. Adesso fervidamente a voi, cara madre, mi raccomando ed umilmente vi supplico che vi degnate spargere le vostre benedizioni sul capo della cristianità che vi ha così glorificata, sul nostro pastore e su tutto l'ordine ecclesiastico, su questa città a voi tutta quanta consacrata e a questo mistero da più remoti tempi devota, e di ottenere a tutti quella pienezza di grazia con che, imitando l'illibata purezza vostra in vita, ci rendiamo partecipi di vostra gloria nella beata eternità. Così sia. Adesso si procede con la tradizionale offerta degli scudi d'argento da parte del sindaco ai frati della Basilica. Adesso il signor sindaco, durante il canto del Totapulcra, accenderà le due lampade votive che sono state poste ai lati della cappella custodia dell'Immacolata, che vogliono esprimere la devozione mariana del cittadino professor Leo Luca Orlando, che a ricordo e memoria dei suoi cari genitori e suoceri ha voluto far dono come segno di gratitudine di una fede ricevuta e che continua ad essere vissuta e testimoniata. Tu
Ota pulcra est Maria. Ota pulcra est Maria. Et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum, o Maria, o Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Adesso sarà Sua Eccellenza Monsignor Corrado l'Orefice a rivolgere il suo pensiero al popolo palermitano. Quest'anno diventa molto più significativo il ricordo di quel 1624 che portò al cosiddetto voto sanguinario, perché allora, come oggi, la nostra città era segnata da un morbo, era segnata dalla peste, e noi oggi ne conosciamo ancora tutte le conseguenze, conseguenze che segnano fortemente le nostre esistenze, la nostra convivenza familiare, sociale, ecclesiale. Per cui oggi venire qui ai piedi dell'Immacolata, ai piedi di questa icona così cara a noi palermitani, significa ancora una volta continuare il suo grido, continuare la sua fede, continuare ad avere sulle nostre labbra nulla è impossibile a Dio. E per questo anche noi personalmente, comunitariamente, vogliamo, come lei, avere un cuore disponibile, pronto, un cuore che crede anche all'impossibile, perché l'impossibile di Dio è passato attraverso il suo cuore. Il miracolo più grande, che anche la mente umana non può cogliere in profondità, è quello dell'incarnazione stessa di Dio, del suo Figlio. In lei si è realizzato, e se si è realizzato l'impossibile, anche noi, con un cuore attento, capace di cura, capace di attenzione, di responsabilità, di assunzione sempre e comunque del volto dell'altro, anche noi, come Maria, saremo capaci di credere ancora alla realizzazione della fedeltà della promessa di Dio, che vuole gli uomini liberi da ogni male, certamente morale, ma anche dal male che attanaglia in questo momento
le nostre vite, le nostre case, la nostra città, le nostre comunità. Chiediamo dunque alla Vergine Maria che ognuno di noi in questo momento creda all'impossibile di Dio e se ne faccia collaboratore, si faccia servo, strumento della fedeltà di Dio che vuole gli uomini liberi, che li chiama alla vita, segnandoci l'unica via che abbiamo, che è quella di essere fraterni, che è quella di essere custodi gli uni degli altri. Ce lo conceda l'Immacolata, lei che continua a custodire i suoi figli, la sua Chiesa, l'umanità intera, perché il suo Figlio sulla croce a lei ha consegnato nella Chiesa l'umanità intera che Dio vuole riunire come unica sua famiglia, segnata dalla vita, dalla pienezza della felicità, dalla liberazione da ogni male. Ce lo conceda la Vergine stasera. Un cuore così disponibile come il suo, ci conceda di camminare insieme, responsabili, nelle nostre famiglie, nelle nostre vie, nella nostra città, nelle nostre case, nei nostri ritrovi, che ci dia la gioia di avere cura gli uni degli altri, perché così insieme potremo debellare questo male che oggi ci separa, che oggi ci divide, che oggi ci opprime portando malattia, sofferenza e morte. E per questo insieme vogliamo invocare la Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E continuiamo, fratelli, ad acclamare a Maria con il canto. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi, Madre che tutto puoi. Abbi di noi pietà, abbi di noi pietà, di stelle risplendenti in ciel sei coronata, tu sei l'Immacolata e Madre di Gesù. Prega per noi, Maria, Madre che tutto puoi.